Donatello. Con la sua lunghissima carriera fu uno dei tre padri del Rinascimento fiorentino, assieme a Filippo Brunelleschi e Masaccio, oltre che uno dei più celebri scultori di tutti i tempi. Diede un contributo fondamentale al rinnovo dei modi della scultura, facendo accontentare definitivamente le esperienze del tardo gotico e superò i modelli dell'arte romana classica, all'insegna di un espressionismo nuovo e inquieto che pervade le sue opere migliori. Inventò lo stile stiacciato, basato su minime variazioni millimetriche degli spessori, che non impedisce la creazione di uno spazio illusorio, ma padroneggiò le più disparate tecniche e materiali: marmo, pietra serena, bronzo, legno, terracotta. Si dedicò anche al disegno, fornendo i modelli, ad esempio, per alcune vetrate del Duomo di Firenze. Particolare fu la sua capacità di infondere umanità e introspezione psicologica alle opere, spesso con accenti drammatici o di energia e vitalità, trattenute ma perfettamente visibili. Formazione. Donato di Niccolò di Bettobardi, detto Donatello, nasce a Firenze nel 1386. Sembra certo che nel 1403 fosse a bottega da Lorenzo Ghiberti per compiere lavori di rifinitura della porta del Battistero. La sua formazione continua in seno ai cantieri tardogotici del Duomo, del Campanile e dell'Or San Michele. Qui lavora al fianco di Nanni di Banco e produce già delle opere di intenso valore innovativo, tra le quali il David Marmoreo, oggi al Museo Bargello. Legato d'amicizia con lo scultore Filippo Brunelleschi, si reca con lui a Roma negli anni tra il 1404 e il 1408. Questi viaggi costituiscono il suo primo contatto con l'antichità classica ed infondono in lui un profondo desiderio di conoscenza dell'arte classica. Dal 1416 a Firenze attende al San Giorgio per una nicchia dell'Or San Michele. Nel 1421 al sacrificio di Isacco per il campanile. Ormai artista autonomo rispetto ai cantieri delle grandi opere fiorentine, Donatello nel 1425 apre bottega in collaborazione con Michelozzo. Da questo sodalizio, che durerà fino al 1433, nascono numerose opere, ad esempio il fonte battesimale del Battistero di Siena, in cui si deve a Donatello lo splendido banchetto di Erode. Le tombe dell'antipapa Giovanni XXIII e del cardinal Brancacci. Nel 1433 lo scultore si reca nuovamente a Roma e studia con maggiore assiduità le opere classiche. Qui realizza con Michelozzo il Tabernacolo del Sacramento in San Pietro e la lastra tombale Crivelli all'Araceli. Al ritorno a Firenze attende ad altri capolavori, il celebre bronzo ritraente il giovane David, la Cantoria del Duomo. Negli stessi anni a Prato realizza il pulpito esterno della cattedrale. Di nuovo a Firenze, tra il 1435 e il 1443, attende alla decorazione della sagrestia vecchia di San Lorenzo. Nel 1443 è chiamato a Padova, ove resta per 10 anni. La sua presenza in un ambiente ancora legato a tradizioni tardogotiche ha un'importanza fondamentale. L'opera padovana del Donatello porta gli stilemi rinascimentali e i germi di rinnovamento per tutta l'altra settentrionale. A Padova realizza l'altare del Sant'Antonio e il monumento equestre al Gattamelata. Quando torna a Firenze è ormai il 1454. Donatello è anziano, ma continua la sua attività, forse con il supporto d'aiuti di bottega. Muore nella sua città natale nel 1466. Donatello non traspone nell'arte la razionalità e l'austerità classica o matematica, ma attraverso varie fasi egli prova il pensiero umanistico, antiumanistico, classico e anticlassico. La sua esistenza si concentra in uno sforzo creativo, da una lucida e continua interrogazione sui principali temi figurativi del Rinascimento. L'opera più famosa e diffusa è il David, di cui non si hanno notizie certe. Qui di seguito ci sono esposte le principali opere di Donatello. Il crocifisso contadino. Molto controversa è la datazione del crocifisso contadino, che registrò una competizione artistica con Filippo Croce. Oggi viene generalmente collocato tra le opere giovanili, scolpito tra il 1406 e il 1408 prima del viaggio a Roma. Brunelleschi rimprovera all'amico di aver messo in croce un contadino, privo della solennità e della bellezza proporzionale che si confà a un soggetto sacro. Sfidato a fare di meglio, Brunelleschi scolpì il crocifisso di Santa Maria Novella, alla vista del quale Donatello rimase così colpito da lasciar cadere le uova che stava trasportando in grembo. Or San Michele.
Dal 1411 lavora alla decorazione delle nicchie della chiesa di Or San Michele, realizzando sicuramente due statue, il San Marco e il San Giorgio, per altrettante arti di Firenze che avevano ricevuto il compito di provvedere alla decorazione esterna, con statue dei loro santi protettori. Vasari riferisce a Donatello che il San Pietro, ma dissonanze stilistiche tendono oggi ad attribuire l'opera a Filippo Brunelleschi. Banchetto di Erode. Nel 1423 Donatello riceve una prima importante commissione fuori Firenze, venendo chiamato a partecipare alla decorazione del fonte battesimale del Battistero di Siena, accanto ad altri sei artisti. Si tratta di una formella in bronzo dorato eseguita da Donatello nel 1427 con la tecnica del rilievo schiacciato e fa parte della decorazione del fonte battesimale di Siena. La prospettiva è realizzata per sezioni parallele in profondità e linee convergenti nel punto di fuga. Il palazzo di Erode si presenta con una visione verosimile e dettagliata dall'interno. L'ambiente classico con gli archi a tutto sesto, questo tipo di muratura e pavimentazione riprende con esattezza il tipo dell'antica Domus Romana. È una ricostruzione fedele, basata sugli studi dell'architettura antica condotti a Roma insieme a Brunelleschi. Reliquiario di San Rossore. Tornato a Firenze nel 1424, crea il reliquiario di San Rossore, un'opera in bronzo dorato, con tratti decisivi individuali e con una minuziosa lavorazione, ben visibile nella cura dei dettagli come la capigliatura, la barba, le trame della stoffa e dell'armatura da soldato. David. Del 1440 circa è il David bronzo del Bargello. Questa opera fu forse realizzata per il cortile di Palazzo Medici, su commissione di Cosimo de' Medici, e intendeva rappresentare sia l'eroe biblico, simbolo delle virtù civiche, sia il dio Mercurio che contempla la testa recisa di Argo. Donatello qui diede un'interpretazione raffinata della figura umana. Il fregio con putti dell'elmo di Golia derivò forse da un cameo delle raccolte medicee. La statua del David viene progettata per poter essere vista da più punti ed è stato il primo corpo nudo raffigurato a tutto tondo e senza essere subordinato a un elemento architettonico dopo l'età classica. In questo periodo Donatello manifesta una preferenza verso il bronzo, che divenne sempre più spiccata in seguito, soprattutto nel periodo padovano. Fu anzi forse proprio l'allettante possibilità di poter lavorare con questo materiale che spinse lo scultore a lasciare Firenze. L'altare del Santo. Verso il 1446 ricevette una commissione ancora più imponente e prestigiosa, la costruzione dell'intero altare della Basilica del Santo, opera composta da 420 rilievi e 7 statue bronzee a tutto tondo, alla quale lavorò fino alla partenza della città. La Madonna col Bambino, fulcro della scena, è colta nel momento in cui sta per alzarsi e mostrare il Bambino ai fedeli. Le altre statue a tutto tondo sono improntate a una statica solennità, con un'economia di gesti ed espressioni che evita tensioni espressive troppo forti. Quattro grandi pannelli illustrano i miracoli di Sant'Antonio e sono composti in scene affollate, dove l'evento miracoloso è mescolato alla vita quotidiana. Al centro di solito è collocato l'episodio miracoloso, mentre sullo sfondo si aprono maestosi fondali di architetture straordinariamente profonde, nonostante il bassissimo rilievo schiacciato. Numerosi temi sono desunti da monumenti antichi, ma quello che più colpisce è la folla, che per la prima volta diventa parte integrante della rappresentazione. Il miracolo dell'asina è tripartito da archi in scorcio, non proporzionati con le dimensioni dei gruppi delle figure, che amplificano la solennità del momento. Il miracolo del figlio pentito è ambientato in una sorta di circo, con le linee oblique dalle scalinate che direzionano lo sguardo dello spettatore verso il centro. Il miracolo del cuore dell'avaro vanta una serrata narrazione che mostra in contemporanea gli eventi chiave della storia, facendo compiere all'occhio dell'osservatore un moto circolatore guidato dalle braccia delle figure. Nel miracolo del neonato, che parla infine alcune figure in primissimo piano, poste davanti ai pilastri, sono di dimensioni maggiori, poiché proiettate illusionisticamente verso lo spettatore. Nella deposizione in pietra, forse per il lato posteriore dell'altare, Donatello rielabora il modello antico della morte di Melagro.
lo spazio viene annullato e della composizione rimangono solo il sarcofago e uno schermo unitario di figure dolenti, sconvolte nei lineamenti grazie alla mimica facciale e della gestualità esasperante, con un dinamismo accentuato dei contrasti delle linee che generano soprattutto angoli acuti. Il monumento equestre al Gatta Melata. Risale probabilmente a 1446 la commissione da parte degli eredi del capitano di Ventura Erasmo da Narni, detto il Gatta Melata, per realizzare il monumento equestre del condottiero nella piazza antistante la Basilica del Santo. Prima di essere iniziata necessita di un beneplacito concesso dal Senato Veneto, poiché viene concepita come un cenotafio, cioè un monumento funebre, non contenente le spoglie del condottiero, volto a celebrare la fama del morto. Nell'opera, posta su un alto basamento, la figura dell'uomo è idealizzata, infatti non è un ritratto dal vero dell'uomo vecchio e malato prima della morte, ma una ricostruzione ideale, ispirata alla ritrattistica romana, ma con una precisa individuazione fisionomica, sicuramente non casuale. Il condottiero, con le gambe tese sulle staffe, fissa un punto lontano e tiene in mano il bastone del comando in posizione obliqua, che con la spada nel fodero, sempre in posizione obliqua, questi elementi fanno da contrappunto alle linee orizzontali del cavallo e alla verticale del condottiero accentuandone il movimento in avanti. Il monumento è da prototipo per tutti i successivi monumenti equestri eretti in Italia, poi in Europa occidentale e in tutto il mondo, sino al Novecento.